Vediamo com'è possibile all'interno di studio andare a ricercare quelle che sono le pratiche. Ovviamente, sempre partendo dal cliente, è possibile già effettuare una scrematura per quanto riguarda le pratiche ad esso legate. Ma se volessimo effettuare una ricerca sull'archivio generale, basterà cliccare su pratiche e qui abbiamo a disposizione una serie di filtri che possono portarci a trovare quella che è la pratica che ci interessa. Ovviamente il filtro è possibile impostarlo per anno, quindi posso fare una ricerca in un intervallo temporale, quindi non so, metto 2017 perché ho solo pratica del 2017. Una tipologia, qui ritorniamo a quello che ci siamo detti precedentemente, nel momento in cui andiamo a creare quelle che sono le pratiche, io posso andare a impostare un titolo per la mia pratica e che è possibile prelevare da un archivio. Quindi una volta che io mi sarò creato il mio archivio dove dico che mi occupo di accatastamenti, CIL, SCIA, successione, eccetera, io ho un archivio di tipologie che mi consentirà di raffinare quella che è la ricerca che sto andando ad effettuare. Ancora, ultimo filtro, per esempio, è lo stato della pratica, cioè io posso vedere quelle che sono, quello che è lo stato, posso filtrare per stato della pratica, cioè se volessi vedere tutte le pratiche che io ho in definizione o in corso, posso andare a selezionare questo filtro. Ad esempio, se clicco su Ultimate e cerca, non trovo nessuna pratica, ma se do in corso e clicco cerca, mi trova una sola pratica perché ho ancora raffinato la ricerca parlando di progettazione. Se lascio tutte, mi ricerca tutte le pratiche. Cosa interessante è il fatto che io posso anche andare a stampare queste informazioni, quindi posso generarmi un report che mi faccia vedere, per esempio, tutte le pratiche che si sono, per esempio, fermate all'interno di questa stampa, di questo report, posso andare a selezionare anche delle informazioni, fammi vedere anche il telefono del cliente, il cellulare, l'email, piuttosto che la data d'inizio o la partita IVA, non mi interessa. Nel momento in cui do l'ok, il report che mi viene generato, ovviamente nel word processor integrato, riporterà se ci sono le informazioni che io ho richiesto, quindi questo report posso utilizzarlo per esempio per darlo al collega di studio per fargli vedere ad esempio le pratiche che sono ancora in corso e che dobbiamo eventualmente chiudere. Quindi questa ricerca delle pratiche, grazie a dei filtri, mi permette di andare nello specifico nella ricerca della pratica desiderata.